l'importante è che si giochi. L'assenza di Admajora Soccer dalla match di selezione, ultimo in ordine di tempo prima dello stage contro i campioni d'Italia del Cotton Club, non ha comunque privato i ragazzi di Sport City, Ferratella e Litorale del divertimento di sfidarsi a mente sgombra, con partecipazioni dall'esterno di elementi di solito abituati a raccontare le partite più che a giocarle. Io ho cercato di aiutare per quello che posso, ovviamente non sono più un atleta professionista, complimenti a chi ha giocato fino alla mia entrata, purtroppo poi io ho rovinato la prestazione degli altri, ma noi siamo stati sempre in partita, abbiamo fatto veramente tante azioni, abbiamo creato molto grandi occasioni. Contro il Cotton Club di certo in campo solo e soltanto calciatori, in uno stage che premierà i migliori del match di selezione in vista della creazione della rappresentativa, vera e propria anche tramite il torneo dei circoli. Nicola, convocato anche per venerdì, parla da capitano vero di Circolo Sport City. La squadra era completamente rifatta oggi, a parte io dietro e Alessio Pettinini davanti, però a parte il quarto d'ora iniziale dove le squadre siamo studiate, poi abbiamo preso il campo, siamo saliti in campo e abbiamo dominato su tutti i fronti. D'Ascola metterà in difficoltà invece a Vallone per quanto riguarda il ruolo di centravanti del Litorale, accreditato partecipante al torneo dei circoli che partirà settimana prossima con la sfida tra Atletico 2000 e Stella Azzurra. Complimenti alla squadra avversaria perché ha dimostrato di fare un calcio migliore rispetto al nostro collettivo, però siamo andati bene, sono soddisfatto pure delle mie squadre. Ora sotto col Cotton Club i circoli uniscono le forze per provare a battere l'armata invincibile di Giuseppucci, che sconfitto una volta nel giro degli ultimi 2 anni tiene particolarmente a testare i ragazzi in maglia azzurra. Venerdì abbiamo l'impegno con la rappresentativa e mi dispiace solamente di una cosa, che non potremmo essere al completo perché la rappresentativa gioca il venerdì e molti di noi, come ho detto prima, la domenica giocano, quindi non è facile portarli al campo di venerdì sera, anzi è quasi impossibile, quindi saremo costretti a far giocare le persone che o che sono squalificate o che domenica non giocano o che non giocano più. Poi ho sentito dire che molto probabilmente Alessandro Zamperini sarà il capitano della rappresentativa e secondo me è una scelta azzeccata per i valori che incarna, non ha preso mai un espulso, forse non è stato mai espulso in 4 anni di Lega, è sempre il primo ad essere diplomatico in campo, a smorzare gli animi e poi per il giocatore che è.